Il primo aspetto della gamification, se lo volessi riassumere in una frase, gamification parte dal principio di rendere divertenti le cose noiose. Ci sono delle cose che noi non amiamo fare, che non ci piacciono, che sono assolutamente ripetitive e quindi siamo, diciamo, portati naturalmente a non farle o a non farle con piacere, con entusiasmo. La gamification cerca di rendere divertenti queste cose, soprattutto nelle applicazioni legate all'education, quindi alla didattica, al fare i compiti, al fare cose che non si vorrebbero fare. Una cosa divertente, c'è uno scienziato americano che ha fatto un gioco per far lavare i denti ai bambini. Quindi ha motorizzato uno spazzolino da denti e ha fatto un gioco per iPhone dove, muovendo lo spazzolino, si ammazzano i mostri. E quindi in questo modo il bambino, mentre si lava i denti, fa un punteggio, ne è fiero, lo condivide con gli altri bambini e fa una scalata alla classifica. Un piccolissimo esempio, però per far capire come qualunque cosa può essere resa divertente. Nel campo della comunicazione si usa invece la gamification per ingaggiare il consumatore, quindi per catturare l'attenzione del consumatore, farlo divertire, intrattenerlo e portarlo a fare delle azioni ripetute che generano per esempio viralità. Quindi guarda il filmato del mio prodotto, rispondi a un questionario e poi, se lo condividi con 3 amici, io ti do un premio, o scali una classifica, o vinci uno sconto per il tuo prossimo acquisto. Prendiamo i social game. Nei social game, quelli che trovate su Facebook, Candy Crush, piuttosto che Farmville, piuttosto che i giochi di bingo su Facebook, che non comportano vincite in denaro o vincite concrete. Bene, in quel caso vinciamo solo oggetti virtuali. Vinciamo monete virtuali, vinciamo oggetti virtuali, quindi non c'è nessun premio fisico. Bene, il meccanismo di rewarding anche con oggetti virtuali è così forte che per raggiungerlo siamo anche disposti a spendere soldi veri. Il meccanismo di Candy Crush ne è un esempio. Candy Crush è stata quotata, ha avuto una IPO la scorsa primavera, una società di 300 persone, è stata valutata più dell'intero gruppo Walt Disney, e non sulla promessa di un fatturato, ma su un fatturato che tutti i giorni viene generato da persone che giocano gratuitamente a Candy Crush e pagano qualcosa in denaro reale per raggiungere un reward totalmente virtuale. Gartner Group prevede che l'85% delle aziende, dei brand internazionali in tutto il mondo adotterà tecniche di gamification entro i prossimi 3 anni. Quindi ci troviamo di fronte a, se vogliamo, quello che poteva essere rappresentato dal fare un sito 15 anni fa. Non potevi, non eri più nessuno se non avevi una comunicazione attraverso il web. La gamification diventerà altrettanto trasversale, ma pone delle problematiche e delle complessità a monte più severe. Quindi diciamo che l'importanza non è solo fare gamification, ma studiare bene i meccanismi che ci sono dietro, altrimenti, diciamo, diventa meno efficace sicuramente.